benvenuti ad una nuova puntata del TG Biancorosso. Incominciamo dalla Serie D, la formazione guidata da Riccardo Boschetto, che ritorna finalmente in panchina dopo le due giornate di squalifica, sarà in trasferta allo Stadio Barbieri di Pinerolo contro la formazione locale. Domenica fischio d'inizio alle ore 15. Gara casalinga per i ragazzi di Mister Farello in quel di Rocchetta Tanaro. La Juniores nazionale infatti incontrerà la formazione ligure della Fezzanese, fischio d'inizio sabato alle ore 15:30. Passiamo ora alle quattro formazioni dell'attività agonistica e incominciamo con gli allievi 2006. Anch'essi saranno impegnati domenica al mattino a Rocchetta alle ore 10:30 contro la formazione torinese del Pertusa. Trasferta a Torino invece per gli allievi 2007 di Mister Moretti contro il Pozzo Maina, sabato alle ore 16 per rifarsi dalla pesante sconfitta di domenica scorsa in casa. Passiamo ora ai giovanissimi, trasferta alessandrina per il 2008 che al Cento Grigio domenica alle ore 10:30 incontreranno la formazione del Don Bosco Alessandria. Mentre i giovanissimi 2009 al campo 2 sintetico Censimbosia disputeranno l'incontro casalingo domenica pomeriggio alle ore 15 contro il San Giacomo Chieri. Parte finalmente l'attività di base, SCA Asti per gli esordienti 2010, Asti SCA B per gli esordienti 2011, Nuova Astigiana Asti per i Pulcini 2012 e Asti Montegrosso per i Pulcini 2013, Asti SCA e Asti Mezzaluna per i primi calci 2014, Asti Spartak e Virtus Canelli Asti per i primi calci 2015, infine SCA Asti per i piccoli amici 2016 e 2017. Per tutti i gruppi che non partecipano alle gare ufficiali dell'attività federale, proseguono i test match attraverso la partecipazione a triangolari e tornei. Ancora un allenamento congiunto per il femminile invece sul campo sintetico di Via Fregoli domenica mattina alle ore 10:30. Seguite tutte le attività delle formazioni biancorosse sui canali social e sul sito ufficiale della società. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 19 con una nuova puntata del TG Biancorosso.